Salve a tutti, gente, qua Jingen che parla e oggi siamo qui, un nuovo episodio di Paper Mario, il portale millenario. Nell'ultima puntata, Mr. X ci ha detto di andare al... insomma, l'interessante successo che Mr. X ci ha dato di andare al bar di questo posto, in cui ci ha dato il super martello, dovrebbe essere, non l'ultra, per non confonderci. E per andare avanti nelle storie bisogna andare avanti anche con le battaglie, quindi... Gans, ti prego, dammi qualcosa di decente. Combattere. Intanto chi abbiamo contro? Bene, Gonzales, ti sei deciso a combattere? Questa volta incontrerai il sesto posto in classifica, gli incubo schizzobocchio. La condizione per vincere il match è non usare i punti fiore, va bene. Voglio vedere la tua forza brutta in azione, senza che ti avvolga nelle tecniche. Buona fortuna, Roccia. Ora, credo siano entità nuove, quindi andiamo avanti. Se sono entità nuove, non abbiamo sprecato un turno. Gonzales, comincia il match, mi segua per favore. Chi sono? Sì, teoricamente sono nuovi, due. Ed ora il match fra il giustiziere degli inferi, Great Gonzales, e gli aspiratori selvatici, gli incubo schizzobocchio. Non perderemo. Vi succhieremo vivi. E battiamo il gong. Ebbene, uno di questi dovremmo averlo già analizzato, vero? Evitate di usare i punti fiore, ok. Sì, infatti uno sì, l'altro no. Però teoricamente quello verde lo conosciamo già da quello di Paper Mario. È uno stordino verde. Non c'è altro da aggiungere. I suoi punti vita massimi sono 5, la potenza è 3, la difesa è 0. Come tutti gli stordini, sottrae punti vita al nemico per ripristinare i propri. Brrr. Mi fa un po' senso. O pensi che mi ci potrei abituare? L'unica differenza con uno stordino è che questo può sdoppiarsi. Ah, ecco. Meglio sconfiggerlo in fretta. Forse è il peggiore da cui togliersi. Visto che è l'unico che conosciamo, non possiamo usare punti fiore, stavo per fare salto flip. Difendersi è un po' difficile. E quel maledetto si riprende tra... Oh. Te pareva. Non posso neanche rifermi quando faccio così, quindi è inutile. Vediamo un turno di massacro totale. Solamente per quel dannato paralogio. Ah, ecco qual è la sua. Ecco qual è la sua caratteristica. Lei serve punti fiore. Qualcosa lì. Ma cosa sorbite che non avete bisogno di curarvi, bravati! Allora. Ok, grazie. A quanto pare ha fatto una mossa strana con la rosa. Quindi ora, analizza. Dannazione a voi, 3. È uno stordino rosa, ha proprio un bel colore. I punti vita massimi sono 6, la potenza è 3, la difesa è 0. È in grado di assorbire i nostri punti... fiore, fa attenzione, tanto non ci servono. Usa anche le magie, meglio eliminarlo subito. Ehi, accidenti. Anche se ha un nome così carino, è davvero un essere terribile. Stordino rosa, non è che abbia quello così carino. Quello più per me si chiamavano stordini della giungla, stordini del bosco. Poi invece si basa sui colori. Ora. Purtroppo non c'è modo che gli ferisca di un solo colpo. Quindi posso eliminare solo lo stordino. Ho bisogno anche dell'attacco di gombella, insomma. Quindi. Cura quello che non ti serve. Al prossimo turno giriamo anche perché il gombella la sta assorbendo anche un po' troppo.
Ah, giusto, io avevo solo punti fiore. Spero che però non me lo conti come usare punti fiore questa cosa. Non dovrebbe. Ok, infatti, si può concentrare. Che ironia. Sto consumando punti fiore e li sto. E avevo anche occasione di recuperarli senza neanche doverli utilizzare. È stata. Ho anche fatto male, ma vabbè. Ok, questo qua per fortuna non si può duplicare. E non so perché quello davanti riesce sempre a scamparla. Dai, dovresti farcela, più bella, vai. Ok, non era così difficile alla fine. Ovviamente complica un po' le cose ogni volta dover analizzare, quindi questo è il problema. E il vincitore è Great Gonzales. È stato più facile del previsto. Parla mezza stecchita. Ecco la sua ricompensa. Ha ricevuto 13 monete, ok. Sale al sesto posto. Arrivederci. Bene. Gonzales, poco fa è venuta la signorina. È arrivata la signorina Von Funghel. Ha portato il regalo di un fan. E questo è teoricamente il nostro regalo. Sì, teoricamente potremmo mangiarlo, ma non ci serve a niente. Abbiamo un letto. Teniamolo per dopo, va? Molto meglio tenerlo per dopo questo qua, dai. Combattere, dai. Bene, Gonzales, ti sei deciso a combattere? Questa volta incontrerai al quinto posto in classifica le diavolesse, queste forse me lo ricordo. La condizione per vincere il match è non usare il martello. Uff, gran uff, può essere un po' brutto. Bisogna saper vincere anche senza armi, no? Buona fortuna, Roccia. Aspetta, se non posso usare il martello, mi conviene fare una cosa, perché se non sbaglio le diavolesse sono dei catenacci. E teoricamente serve un martello per i catenacci, quindi devo fare. Devo attivare qualche tessera per i salti. Salto turbine. Permetti di eseguire un salto turbine con 3 punti fiore. Mi serve quello più che altro. Turbine proprio più che altro cosa serve. Inguariaci, carica. Effetto mini però non serve, non diminuisce la difesa. Perché secondo me i catignacci hanno difesa. Ah, lasciamo perdere. Vediamo se ce la facciamo anche senza cose. Perché ha tolto il martello, forse è un casino un po' troppo difficile. Vediamo. Dovrebbero essere dei catignacci rossi, vero? No! Uff, ho failato. Ok. E ora il match fra il giustiziere degli Infrey, Great Gonzales, e le regine del macabro, le diavolesse. Forza Mario, facciamoli fuori. Conoscerete la potenza delle magia. E battiamo il gong. Ho confuso totalmente, anche perché non davo mai delle femmine dei Magikoopa. Anzi, nella versione europea si chiamano solamente Kame, si chiamano tutti Kame. Vabbè, comunque non possiamo usare il martello. Vai con un bel multisalto. Non dovrei farli fuori, ma comunque analizziamo prima una. Enciclopedia. Conta come entità diversa quella volante. È un Magikoopa verde. Ok, no. È una tartaruga vestita di verde. Capace di fare magie. Ricordo che la differenza tra quelli di Magikoopa è sempre la magia che fa. I suoi punti vita massimi sono 7, la potenza è 4, la difesa è 0. Oltre alla comune magia, ne usa una per elettrificare i membri della sua compagnia. Inoltre, è in grado di fare anche le copie di se stesso. E poi il problema è riconoscere il vero dalla copia. Ah, ok, quindi non è proprio creare un'altra entità. Ma se non sbaglio c'è il trucco che. La coppia che crea o ha meno vita o proprio non ha la barra della vita sotto. Quindi un bel multisalto intanto.
Ok, quello lì si aumenta la difesa. Questa qua attacca e basta, quindi non sappiamo il suo attacco peculiare. Fanno male i suoi attacchi, comunque 4 ciascuno. Enciclopedia, anche quello rosso, vai. Quello rosso non riusciamo mai a fare male. È un magico parosso! È una tartaruga vestita di rosso, capace di fare magie. I suoi punti vita massimi sono 7, la potenza è 4, la difesa è 0. Oltre alle altre magie, è in grado di farne alcune per aumentarsi la potenza e la difesa. Ah, anche la potenza. Inoltre, sa anche fare la coppia di se stesso. Ovviamente poi il problema è riconoscere il vero della coppia. Ah, quindi la peculiarità di tutti, i Magikoopa. Certo che quel vestito rosso non è fra i più belli che si vedono in giro. Ok. Il primo non gli faremo tipo mai male. Infatti, bisogna aspettare che la sua magia finisca. Qual è il suo tipo, si aumenta l'attacco? No, ok. Cosa fa quella? Cura. Bene. Cacchio. La dannata cura è di molto. Quindi, prima di ucciderla, questa qui, che è l'unica che probabilmente è quella messa peggio. Teoricamente sono femmine. È un Magikoopa bianco! È una tartaruga vestito di bianco, capace di fare magie! I suoi punti vita massimi sono 7, la potenza è 4, la difesa è 0. Usa la magia durante il combattimento per curare se stesso e i suoi alleati. Sarà bene sconfiggerlo subito se resta solo in grado. Se resta solo, è in grado di fare coppie di se stesso. Se resta solo, ok. E poi il problema è riconoscere se. Ok, tutti i Magikoopa c'è un attacco. Però è vero, comunque sia una regola fondamentale di RPG di solito è sconfiggere sempre l'healer per primo. L'healer è quello che cura. Con molti salto non lo facciamo fuori, quindi andiamo di un normale salto. Perché non voglio più che curi. Questa qua si aumenta la difesa? No. No! Lo rende anche invisibile? Vabbè, quello rosso è tipo super parato, ovviamente. Dovrebbe aspettare che anche l'effetto dell'invisibilità se ne vada via. Non ho visto neanche quanto dura. Ma sei cattivo, io avevo messo lei dietro apposta! La poverina! Vediamo se stavolta riesco a farvi vedere proprio questa cosa, cosa succede quando vincete con un partner KO. Vediamo. So che è brutto, ripeto, ho già provato a farlo vedere prima, ma non ce l'ho fatta. Quindi ti metto davanti, scusa. Magari così colpisce dietro me, poi si salva magari. Forse difendiamoci con lei. Tanto fa più di uno, quindi. Anche con lui devo. Anzi no. Lui posso caricarmi intanto. Ah, ok. Colpisce sempre quello dietro, scusa. Vai con un bel salto. Non serviva il salto per il colore, va benissimo. Non sono riuscito a far vedere cosa accade, bene. Vabbè, si vede che non riesco a far morire i miei compagni se non muore anche male. E il vincitore è Great Gonzales. È stato un gioco da ragazzi? Ah, cambia un po' frase. Ah, Mario! Già. Signore e signori, ma chi abbiamo qui con noi? Uno sfidante? Un volontario? Pare che il grande Great Gonzales abbia nemici che spuntano fuori da ogni parte. Chi l'avrebbe mai detto che ti avrei incontrato Aulon? Questa è la mia opportunità di sconfiggerti, Mario, prima di riprendere le gemme. Già. Incontra sorpresa. In realtà non mi ricordavo quando accadeva, però. Oggi avrai la prova decisiva, che io sono il più forte.
E sì, Gumbella rimane con quella HP lì. Anche perché teoricamente io devo analizzare con lei. Per un turno devi resistere, Gumbella, vieni te. C'ho mazzo picchi, ok. Ah, c'ho un rullo di martello comunque. Colpisce il nemico e lo scaraventa contro uno l'altro. Questo qua è utile se c'è più di una persona. Ci dobbiamo per fare difese. Io non so come. Vabbè, per ora andiamo con un mazzapicchi. Va bene, resiste almeno per questo turno, Gumbella. È Bowser! Ma cosa ci fa da queste parti? I suoi punti vita massimi sono 30, la potenza è 3, la difesa è 1. Davvero temibile! Fa attenzione al suo morso velenoso. Ti farà perdere punti vita. Ecco una cosa che non ricordavo. A quanto pare che questo gioco ha attacchi velenosi. Le sue spallette bloccheranno alcuni dei tuoi comandi. Comunque, se vuoi combatterlo, devi impegnarti molto. Bene, ho usato proprio l'attacco che non dovevo utilizzare perché colpisce anche quello dietro. Posso cambiarlo anche se crepa, vero? Sì, brutto detto così. E va bene, cosa devo fare? Difesa abbiamo visto che ne ha zero. Ah no, giusto, io devo cambiarlo per forza con Mario. Ah, se ti pari, quanto pare non ti avvelena forse. Oppure va a caso. Ci siamo messi un po' male, ma va bene. No, vai su qua, ok. Indigestione. Yoshi che. Un mini Yoshi che mangia Bowser. Ironico. Au. Impossibile usare le tecniche. Ah ok, ecco così intendeva. Col salto può togliere le tecniche. Oh. Che cacchio, allora lui non può fare tipo niente. Abbiamo pochissimi punti fiore. Con tutto vita, dai. E vabbè, dai, vabbè, almeno due funghi velenosi già ce li siamo tolti. Su tre. Prendi qualcosa, Mario! Oh, solamente non voglio quello, grazie. Punti fiori mi servivano, 8, ok, va bene. Ora, mini Yoshi, quindi. Ah no. Impossibile usare. Cosa mi ha tolto allora? Funziona comunque. Non mi sconfiggerai mai. Parato. Così non mi ruba niente almeno. Non è molto eccitante la sua battaglia alla fine. Comunque non saltate io addosso, mi sa. Ah, va bene, grazie Bowser per averci regalato sto turno. Martello normale. E adesso dovrebbe fare 3 martelli, quindi sì, ti abbiamo sconfitto. Arrivederci Bowser. Non dai neanche quanto un mini boss Bowser. E si aggiudica l'ennesima vittoria a Great Gonzales. Da questo castigatore di Serie A ci si aspetta davvero cose fantastiche. E con voi, cari spettatori, ci vediamo al prossimo incontro. Lo so, è tipo fatta casissimo la battaglia con Bowser. Cioè, in senso, nessuno ha spiegato mai come è entrato qui. Ecco la sua ricompensa. Hai ricevuto 13 monete. Mario sarà al posto. Al quinto posto, va bene. Arrivederci. Ehi, chi se l'aspettava di vedere quel bestione sul ring? Ehi, Gonzales.
Visto che non l'hai mangiata tu, la torta l'ho fatta fuori io. Era proprio buona, sai? Brutto pezzo. Fastidio. Ora, teoricamente ho tipo Gumbella a pezzi, vero? Ecco, meglio andare a dormire con lei. Anche perché non mi ricordo se andare a dormire cura tutti. Non è così col blocco cura? Se cura tutti. Bene. Allora possiamo fare altre cose, tanto non c'è altro. Va bene. Combattere. Bene, Gonzales, ti sei deciso a combattere? Questa volta incontrerai al quarto posto in classifica il custode satanico. Per vincere questo match, non devi attaccare il nemico, lo faranno i tuoi compagni. Ouch, fa male questa. Sii altruista e lascia che la tua squadra abbia un momento di gloria. Buona fortuna, Roach. Va bene. Ora, questa qua sono sicuro che è un'entità nuova, quindi devo tenere fuori Gumbella. Ma so allo stesso tempo che non è tanto utile Gumbella. Per questo incontro. Solamente per analizzarlo. Ed è lui, è da solo, ed è abbastanza pericoloso. Ed ora il match fra il giustiziere Inferi, Great Gonzales, e il guardiano dell'oltretomba, il custode satanico. Non perderemo. Vi porterei io stesso nell'oltretomba e farò la guardia finché ci rimaniate in eterno. E battiamo il gol! Può essere considerata abbastanza mini boss. Ok, Gonzales non può attaccare, va bene. Io non posso attaccare, quindi usiamolo per cambiare poi partner. Tattiche. No, non tattiche, stupido. Enciclopedia. È un gas armato! Non si direbbe un pacifista? I punti vita massimi sono 20, la potenza è 6, la difesa è 0. Una bella potenza, eh? Dato che ha sempre la lancia rivolta verso l'alto, evita di saltarli sopra, per questo Gumbella è inutile. Puoi causare un danni solo dalla mano con cui impugna la lancia. Ok. Cos'è? Oh, era un fungo. Non l'ho visto. Madonna. Vabbè, cambiamo intanto. Non mi ricordo già adesso se ha difeso o meno. Quindi, per sicurezza mandiamo un Yoshi. Forse anche no, dato che questo qua fa un male cane. Però, uno glielo possiamo anche fare. Vai. Quattro. Vabbè, allora cambiamo. Occupando magari. Fa un sacco male lui. Serviva anche Mario qui. Lasciare fare tutti i compagni è molto complicato. C'è quel che può servire, non lo uso mai. Potrei usare anche il giratutto con lui. Ah, fai male anche a me. Vabbè, meglio a me che a Cupallo, sai? Tanto qui cosa posso usare? Non è ancora. Potrei anche cavare una sta giratutto, quindi niente. Come ho detto. Lo reagisce un altro colpo? Lo regge un altro colpo? Sì, direi di sì. Quindi per questo turno niente ancora. Con la speranza che lui attacchi Mario e non Cupaldo. Ouch.
tu attacca intanto, io poi faccio, poi io provvedo. Con questo. Così va benissimo. Au. Teoricamente quello che ha fatto Mario non è un attacco, quindi per l'attacco abbiamo fatto. Oh no, non l'abbiamo ancora fatto. Oh. Io non uso un ultrafungo. Oh, cambiamo con qualcuno che possa attaccare ancora. Non c'è nessuno che può attaccarlo ancora. Dai, ma devo usare un ultrafungo, scusami. Oppure posso usare di nuovo quello. Va bene, usiamolo di nuovo. È la soluzione migliore, non mi stava venendo in mente. Smettila! È quel panda che potete parlare, sì. Va bene, 4 va bene. Bene. Ora crepa, per favore. Ok, visto, non è... Allora, è stata una bella sfida proprio perché non potevo attaccare con Mario, ma se no poteva essere anche abbastanza semplice alla fine. E il vincitore è Great Gonzales. Ce l'abbiamo fatta. Ecco la sua ricompensa. Ha ricevuto 14 monete. Mario sarà al quarto posto. Arrivederci. Ci siamo quasi, Mario, un'altra email. Va alla cabina telefonica di Olong, Mr. X. Questa volta è Mr. X, diceva di andare alla cabina telefonica di Olong. Ma dov'è? Beh, cominciamo a incamminarci. Intanto andiamo a dormire perché te sei a pezzi. E poi voglio un attimo fuori lui perché è più veloce. Gonzales, proprio al momento giusto, eccoti un avvertimento. Smettila di attirare l'attenzione su di te o te ne pentirai. La vita è preziosa, sai. Che pesantezza. Un altro avvertimento intimidatorio. Uffa. Intimidatorio, come... sarà stato il campione a mandarci quell'email allora? Beh, chi è stato, d'ora in poi sarà il caso di muoverci con precauzione. Va bene. Oh, che bello finalmente andare veloci. E adesso, se notate nei poster, c'è anche lui, Gonzales, che teoricamente è Mario. Allora, teoricamente dovrebbe essere da questa parte la cabina telefonica. Dovrebbe essere questa, sì. E qua cosa c'è? C magazzino, chiave del magazzino. Che apre la porta del magazzino. Sì, abbiamo visto il lucchetto, se ricordate. Va al magazzino vicino all'ufficio di Gantz, Mr. X. Al magazzino? E comunque, comincio a scocciarmi con questi vai qua, vai di qui, vai di là. Beh, se ci ha telefonato al momento giusto, di sicuro ci sta osservando.
aspetta, Lucchetto era più vicino da questa parte, se non sbaglio, quindi è lì. Era lì, eccolo lì. Oh. E quindi mi sta dicendo che qualcuno è entrato qui dentro? Esattamente, signora Von Fungen. Ho sentito dei rumori e... ho capito. Ci penso io, tu torna in posizione. E sia chiara una cosa. Nessuno deve sapere questo incidente. Voi cosa ci fate qui? Quante volte vi ho ripetuto di non entrare dove non potete? Ma teoricamente noi siamo dove possiamo. Va bene. Chiave magazzino. Andiamo. Oh, ecco chi è entrata. Ah, sei tu, amicetto mio? Ti ho riconosciuto da quei baffoni sexy. Un'amica di Gonzales? Uff. Hai l'aria di essere una ladra, non è così? Ehi, non dirmi che eri tu a fare rumore in questa stanza. Ti sbagli? Io non ho mica tempo per mettermi a far rumore, sai? C'era stato qualcun altro che si affaccendeva qui dentro? Uff, non so quanto ci possa fidare di una ladruncola. Beh, quello che volevo l'ho preso. Perciò adesso potete pure servirvi voi. Ah, siamo di nuovo al momento dell'addio. Ciao, micione. Ah, ho capito chi sei ora. Mi avevano detto di una topina che bacia sempre Gonzales. Ops, dimenticavo. In questo stadio ci sono molti luoghi misteriosi. Fate molta attenzione, o finirete come quelli del piano superiore. Beh, ora vi lascio, ciao micione mio. Ci rivediamo presto. Oh, se n'è andata. Così si prova in un bacio. Io voglio diventare grande. Torniamo alle cose serie. Cosa voleva dire con la storia del piano superiore? Trova l'interruttore per salire su e vai in fondo. Interruttore per salire? Forse in questa stanza c'è una scala nascosta. Beh, ricordate la scala invisibile di cui ci parlava Fufogon? Ebbene. Ora queste qua, se non sbaglio, si possono... No, non si possono rompere. Anch'io ricordo esattamente dov'è, per dire. Ora. Niente. Di solito ci danno cose da fare con o i nostri nuovi partner o i nostri nuovi oggetti. Poi magari adesso sono cieco e non lo vedo io, che magari è evidente come cosa. Però io lì vedo un buco, quindi... in qualche modo c'è un modo per salire là. Pensavo di dover spaccare le scatole, ma... non funziona. Giusto, dimenticavo che abbiamo lei, quindi scusate. Che da qualche parte. Esatto. Ho buggato qualcosa, però teoricamente dovrebbe andare lì. Ci ho messo mezz'ora solamente a capire che bisognava usare lei. Lo so, sono stupido. Intanto, tessera. Carica proprio i compagni. Teoricamente possiamo fare con i frame che calano un sacco, ma va bene.
E qua c'è l'interruttore. Oh no, scusami, parlo di lei. Bene. E le scale invisibili non sono poi così invisibili. Solo che qua ci serve un'altra chiave. Intanto solo custode. Il primo di sto posto, però ne avevamo già uno della grande quercia. Vai. Un'altra tessera. Ma ci arriva lì? No, non ci arriva. Mi serve occuparlo? Tessera più PVC per i compagni. Oh oh. Si sente parlare di qua. E quindi non è entrato nessuno nel magazzino? Esattamente, era ben chiuso, a chiave. Magari c'era solo un topo. Effettivamente. Comunque, lo farò tenere sempre sott'occhio tale... tale quariate. Non c'è bisogno, non ci sono cose così preziose da temere che vengano rubate. Ma cambiando discorso, hai notizie di Macho Koopa? Non so dove sia andato, ma ho cancellato la sua registrazione. Le regole sono regole. Ormai lui non ha più niente a che fare con lei, agente. Il trattamento è stato identico a quello degli altri lottatori scomparsi. È il quinto quest'anno. I lottatori di cui perdiamo le tracce sono sempre di più. Cosa c'è dietro a tutto ciò? Alcuni sostengono che c'è una maledizione sullo stadio. Non lo so, non capisco. Comunque, comunica che agli altri atleti che Macho Koopa è tornato a casa dai suoi. Questa faccenda non deve essere sapere in giro. Perderemo buoni atleti e audience. Va bene, ho capito. Ah, un'altra cosa. Sono il tuo capo, credo di avere il diritto di sapere dove vai quando sparisci. Sì, lei è il mio capo. Ma io non ho il dovere di dirle cosa faccio nella mia vita privata. E un'ultima cosa. Hai mai sentito parlare della Gemma Stella? Non la conosco. Capisco. Beh, puoi andare. Che tragedia. I buoni nottatori in Lizza ultimamente scarseggiano. L'unico è Gonzales. Gonzales, hai sentito? Ci sono i lottatori che sono scomparsi nel nulla. Macho Koopa era quello della serie B? Chi va là? Squeak squeak, miau miau, bau bau. Allora, il più evidente è questo. Gli altri due sono... ecco. Un topo. Chissà cosa credevo. Beh, è ora che di tornare a lavoro anch'io. Fiu, che paura. Hai sentito Gans parlava della Gemma Stella? Secondo me la signorina Von Funger sa qualcosa. Ora usciamo di qui prima che ci scoprano. E abbiamo questo passaggio qui. Che ci
parte direttamente qua sotto. Però teoricamente non può. Teoricamente ho visto un'altra strada di là, però. È chiusa a chiave. Va bene. Ebbene, credo abbiamo finito, se non sbaglio, con la storia per ora. Non abbiamo avuto più notizie, quindi mi sa che dobbiamo continuare il lavoro. Possiamo combattere? Un ultimo magari possiamo farlo. Bene, Gonzales, ti sei deciso a combattere. Questa volta incontrerai al terzo posto in classifica i tre gemelli. La condizione per vincere il match è usare le tecniche speciali per almeno una volta. Il pubblico è impazzissimo se vede le tecniche speciali, la lotta libera e anche show. Buona fortuna, Roccia. Non ho idea di chi sono i tre gemelli. Ah, forse ho capito chi sono. Quello che sta camminando in questo momento. Gonzales, comincia il match, mi segua. Te fratelli, ho capito chi sono, mi sa. Che quindi abbiamo bisogno di analizzare, quindi devo tirare fuori Gumbella. Bene. Sì, sono loro. Mi sono curato. Ed ora il match fra il giustiziere dei Inferi, Great Gonzales, e il triangolo della paura, i tre gemelli. Forza Gonzales, so che la sputteremo noi. Gonzales, ti distruggeremo in nome di nostro padre che ci guarda dal cielo. Voleva fare la rima. E battiamo il gol. Bisogna usare le tecniche speciali almeno una volta, non c'è problema. Però dobbiamo analizzare, ecco qual è il problema iniziale. Enciclopedia, il primo. È un martello Koopa, lo conosciamo già, lotta usando il martello. Effettivamente è il Super Mario. I suoi punti vita massimi sono 7, la potenza è 4, la difesa è 1. Quando è a corto di punti vita, si rende pericoloso lanciando martelli a raffica. È forte come sempre, quindi fai bene attenzione. Ma quei martelli che brandisce senza tregua non finiranno mai? Ah, che fortuna. Au. Ecco, mi sto ascoltando. Mi stanno già ammazzando, oh. State calmini voi tre. Ora, sì, teoricamente bisogna usare tattiche speciali, eh. Indeboliamoli un po'. Ah no, quello lì usa super fungo, però. Vabbè, super fungo per il 3-2 PV che ti ho tolto non ne vale la pena, fidati. Sono i Fire Bros, non so perché questo qua è in inglese. Ossia il martello Koopa che sputano palle di fuoco. I loro punti vita massimi sono 7, la potenza è 3, la difesa è 1. Se vieni colpito da una palla di fuoco, ti si bruceranno i pantaloni. Sì, è vero, lo abbiamo già visto. Usa difesa quando sono a corto di punti vita, diventano più aggressivi. Uff. Vabbè. Ah, ha curato qualcun altro. Vabbè, non è che mi interessa più di tanto. Ouch. E vai. Sono i Boomerang Bros, ossia i Martel Koopa che lanciano i boomerang. I loro punti vita massimi sono 7, la potenza è 2, la difesa è 1. Il boomerang colpisce due volte quando lo lanciano e quando ritorna. Fai attenzione soprattutto a quando ritorna. Quando sono a corto di punti vita diventano aggressivi, uso difesa, va bene, come tutti gli altri. Comunque, oh, fanno tanto male anche normalmente. Va bene, è ora della tecnica speciale. Grazie.
Allora. Non credo che adesso arriverà, quindi un attimo. Speciali. Astromoto. E vai. No, 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 ehi, non va bene. No, dai. Che schifo. Va bene. Oh, sono imprevedibili. Sono tutti a corto di punti vita. Probabilmente faranno tutti il loro attacco peculiare che attaccano insieme. Quindi o li danneggio entrambi tutti insieme, però nessuno muore, o ne uccido uno. Ah no, aspetta. In realtà no, no, funziona, funziona, perché facciamo 2-2. Ah no, no, non facciamo 2-2, che scemo. Bene, strano. Ah, a Cupaldo non fa niente, però brucia. Quanti, che fortuna. Va bene, Cupaldo, finisci di te. E addio. Uff, danno un sacco di punti, punti stella questi. Riusciremo a fare un level up più rapidi? E il vincitore è Great Gonzales. Ce l'abbiamo fatta. Ecco la sua ricompensa. Hai ricevuto 14 monete. Minus al terzo posto. Arrivederci. Altrimenti. È l'ultimo avvertimento. Smetti di cercare la gemma stella. Altrimenti sarai una... un altro lottatore di cui perderemo le tracce. Leggendo questa email si capisce che il mistero mittente è a conoscenza dell'esistenza della gemma stella. Chiede di scomparsi. È la chiave per risolvere tutti questi enigmi. Ma chi sarà mai? Boh, ma lo scopriremo alla prossima puntata. Quindi da Genghi è tutto, noi ci vediamo alla prossima. Grazie per aver visto questa puntata. E... direi arrivederci. Ciao ciao.